Mi sono arrivate un po' di domande, quindi post di me. Se volete aggiungere nuovi quesiti per la prossima puntata, scrivete pure qui sotto un commento utilizzando l'hashtag post di me seguito dal vostro quesito. Domande come sempre generiche, simpatiche, inerenti alla fotografia, non cose troppo personali come quale macchina mi consigli, eccetera eccetera. I più temerari, i migliori, quelli che seguono veramente il canale, possono sfruttare anche Twitter. Stesso concetto, hashtag, mi taggate e fate la vostra domanda. Partiamo subito. Ciao, a parte i complimenti che sono tutti meritati, grazie mille, ti volevo chiedere. Amo commentare le foto che stampo con delle frasi della letteratura, perché spesso amo riprodurre le emozioni che mi provoca leggere un libro nelle mie foto. La trovi una cosa banale? Ti capita mai leggendo di pensare ad un tuo scatto? Grazie. Non la trovo in nessun modo una cosa banale, ti dico subito questa cosa. Mi capita molto spesso leggendo di immaginare un mio futuro scatto, oppure di rievocare uno scatto che ho già realizzato. La letteratura, secondo me, come ho già detto spesso, viaggia molto vicino al concetto di fotografia. Una scrive con l'inchiostro, l'altra scrive con la luce. Quindi leggere e scrivere penso che siano due forme di comunicazione, una che ricevi e una che offri, che dai, e non solo, che possano assolutamente ispirare tantissimo la fotografia e a volte anche completarla. Spiegarla no, perché spiegare una fotografia è un po' come spiegare una poesia, però arricchirla senza ombra di dubbio. Quindi io penso che la letteratura sia uno dei migliori consigli che posso dare ad una persona che si approccia alla fotografia. Molti grandi fotografi leggono tanto, si informano tanto, anche perché dovrebbe essere spontaneo. Un fotografo è curioso, ama comunicare, ama le persone, ama cercare di capire le cose, apprenderle, quindi viene quasi spontaneo. Ovviamente la stessa cosa vale anche per la musica, vale per il videogame, vale per il cinema, per tante altre forme di comunicazione, di intrattenimento, di divertimento. Tutto può creare ispirazione, tutto può creare delle ottime idee. Bisogna sempre cercare di tenere attiva la mente. Quindi leggete tanto, scrivete tanto, perché male non fa assolutamente. Prossima domanda, te l'avevo già chiesto. Direttore della fotografia preferita e film in cui la fotografia ti ha stupito. Allora, direttore della fotografia preferita direi Michele D'Attanasio, rimanendo in Italia, ha creato la fotografia di, lo chiamavano Gig Robot, e di Veloce come il vento, che per me sono due film italiani spettacolari che meriterebbero molta ma molta più visibilità. Date un occhio e ditemi cosa hanno da invidiare a pellicole straniere, americane e via dicendo. Sono veramente ottimi e per me Michele D'Attanasio è un grande direttore della fotografia. Un altro ottimo direttore della fotografia si chiama Jerin Blaschke, che ho dovuto segnarmelo perché altrimenti non mi ricordo mai il nome. Lui ha prodotto la fotografia di The Witch, che è uno dei film più interessanti che abbia visto negli ultimi tempi. Se vi piacciono gli horror ma senza jumpscare o stupidaggini simili, date un'occasione a quel film perché è veramente veramente interessante e la fotografia per me è da 10 su 10. Ciao Mirko, sarà una domanda banale, ma per scattare correttamente una fotografia con la giusta esposizione ci sono molte combinazioni di diaframma, ISO e tempo. Come scelgo quella giusta? Allora Andrea, con la giusta esposizione significa creare una foto molto bilanciata. Quindi come scegli quella giusta? Seguendo un po' le regolette. Minor numero di ISO possibile per limitare il disturbo, un tempo di sicurezza, quindi scatta a determinati tempi per evitare il mosso, e una giusta impostazione del diaframma per mettere a fuoco, diciamo, esattamente quello che vuoi mettere a fuoco, per avere la giusta profondità. Non c'è in realtà un tris corretto sempre e comunque. Chi ti dice per queste situazioni devi scattare così, per le altre devi scattare cosà, ti sta dando delle regolette da libro che spesso e volentieri poi non ti tornano utili. Quindi il consiglio che ti posso dare io è questo: cerca di creare magari dei set differenti, quindi uno in movimento, uno fisso, uno con poca luce, uno con tanta luce, e crea delle prove. Dopo vai ad analizzare sul tuo computer, chiaramente scattando in RAW, cosa va e cosa non va delle prove che hai fatto, segnandoti. Qui per esempio sono andato ad alzare l'ISO, qui ho abbassato il tempo, qui ho messo il diaframma a f10 piuttosto che a f2.8, eccetera eccetera, e cerca di portare a casa il risultato in tutte le situazioni. Sarà banale, ma fare tanta pratica è il miglior modo per trovarti davanti ad una scena e sapere già esattamente cosa devi andare a impostare. Cioè tu devi arrivare nella condizione in cui, se prendi in mano una macchina analogica, quindi non hai lo schermetto eccetera eccetera, devi sapere esattamente come andare a scattare. La fotografia di base è questa. Poi con il digitale siamo molto più
aiutati dal sistema, chiaramente, però non bisogna assolutamente tralasciare la comprensione, diciamo, di cos'è il diaframma, a cosa serve, cos'è il tempo, a cosa serve, cos'è l'ISO e a cosa serve. Si possono ottenere comunque ottimi risultati con varie impostazioni, questo assolutamente sì. Non esiste la perfezione, quello mai. Ogni volta che provo a registrare un video, suonano le campane, passa un treno, la MotoGP sotto casa mia, aerei, elicotteri, esplosioni. Questa è la dura vita del creator. Nickname importante, Gustav Klimt, uno dei migliori pittori mai esistiti al mondo. Ciao, vorrei chiederti come mai, anche se fai video di qualità interessanti, sei un ragazzo umile, eccetera, grazie di cuore, non riesci ad aumentare il numero di iscritti, nel frattempo la MotoGP passa, cosa che invece meriteresti. Continua comunque così, vedrai che prima o poi la qualità paga. Il numero di iscritti sale, il numero di iscritti comunque sale quotidianamente, per fortuna, le visualizzazioni sono discrete, sui like siamo messi bene ma ci dobbiamo lavorare, anzi lasciate un bel like a questo video e agli altri che vedete perché danno una mano a indicizzare il tutto. Diciamo che generalmente la gente è molto più propensa a guardare magari video di intrattenimento, cose divertenti, quindi un canale un po' più cialtrone potrebbe senza dubbio fare una scalata più rapida rispetto a qualcosa di più pensato, a qualcosa che a volte spesso e volentieri potrebbe essere anche scomodo perché forse troppo diretto, perché forse troppo spassionato, sincero. Non significa che è la fonte della verità. Non lo so, non so risponderti esattamente. Questione di algoritmi. Prossima domanda. Ciao Mirko, grazie per aver risposto alla mia domanda. Nadia Tempest la seguo da tanto tempo ed è bravissima. E qui si riferisce al vecchio video. Sì, sono d'accordo, Nadia è molto simpatica. Io sono incantata quando parli, è una cosa che mi hai trasmesso, è che la fotografia fa parte della vita di tutti noi. Pensi che avrà il suo riscatto come forma di comunicazione? Il tuo canale merita almeno 100.000 iscritti, te lo dico con il cuore. Oggi un sacco di complimenti, quindi vi ringrazio di cuore. Allora, il riscatto della fotografia. Il riscatto della fotografia è un concept molto interessante che mi auguro diventi realtà il più presto possibile. Penso di sì, però penso che dobbiamo metterci del nostro. Professionisti, appassionati, creatori di ricordi, chiunque rispetti minimamente questa forma di comunicazione deve sforzarsi un minimo, cercare di cambiare le cose, cercare di supportare chi anche come me, come altri, ci sta mettendo la faccia per portare la fotografia dall'antico, dal vecchio a cui è rimasta un po' legata al nuovo, quindi al social network, all'evoluzione, ok? La recensione non è più magari sulla rivista che oramai purtroppo, e sottolineo purtroppo, non acquista più nessuno. Il fotografo non è più necessariamente colui il quale sta dietro la macchina fotografica con la tendina a fare la foto. Le cose sono cambiate e bisogna assolutamente lavorare, cooperare, collaborare. È una delle cose più importanti ed è una delle cose che in Italia proprio non si è in grado di fare a quanto pare, per portare in alto la fotografia, per farle avere il suo giusto riscatto e soprattutto il suo posto nel futuro. Non morirà mai, però penso che possa stare molto ma molto meglio rispetto a come sta adesso. La penso in questo modo. Ultima domanda per questa puntata della posta di Mi, e abbiamo Giovanni che ci chiede: a me piace molto la fotografia paesaggistica, hai qualche consiglio per ottenere dei buoni scatti in ambito paesaggistico? Allora, a parte utilizza i filtri che ti servono, utilizza la strumentazione che ti serve, non quella che costa di più o quella che ha l'altro fotografo, quella che va bene per te. Utilizza un buon cavalletto, quello è assolutamente necessario, fondamentale. E studiati le tecniche utili come doppia, tripla esposizione, HDR, no. Non so darti altri consigli perché la fotografia è troppo soggettiva per essere limitata ad un ah sì, guarda, scatta con questi tempi, scatta con questo obiettivo e in questo posto. Il paesaggista è colui che viaggia alla ricerca di qualcosa. Una cosa che secondo me fa la differenza nel paesaggio è chi crea solamente estetica in una fotografia e chi sa raccontare quella terra, quel mare, quell'oceano, quel cielo. C'è una bella differenza. Ti dico solo questo, ragionaci e cerca di fare una sorta di distinzione tra la sola e semplice, tra virgolette, estetica e il raccontare qualcosa. Quindi cercare di trasmettere un odore, una sensazione, un luogo
ad un'altra persona che andrà ad osservare la tua fotografia. La puntata di Posta di Me può concludersi qui, io vi ringrazio per le domande, aspetto le nuove per il prossimo video, vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.